C'è stata qualche divergenza, ma con il segretario ci siamo parlati con grande franchezza e io ho spiegato che mi dimetterò se al più presto si trova una candidatura condivisa. Così il senatore democratico Riccardo Villari, dopo l'incontro con il leader del PD Walter Veltroni, a proposito della presidenza della commissione di vigilanza RAI. Ma sentiamo Villari. Il mio partito intende lavorare rapidamente a un superamento della candidatura di Luca Orlando. E questo secondo me può essere un'ottima condizione, non per la persona, ma per il muro contro muro che si era determinato per superare questo impasse istituzionale. Se questa cosa, come io auspico, si dovesse realizzare nel breve tempo, al più presto, e quindi si riuscisse a individuare una candidatura condivisa che superi l'attuale condizione, io, come ho già detto e ho ribadito, sarò ben lieto di formalizzare le mie dimissioni. Se questo non accade, fino a che questo non accade, io ho dei doveri istituzionali ai quali intendo ottemperare e quindi andrò avanti perché ho degli obblighi di legge a cui devo assolvere. Mi auguro e continuo a dare la mia disponibilità piena e totale, io evidentemente non sono riuscito a spiegarlo con chiarezza, le mie dimissioni saranno formalizzate nel momento in cui sarà garantita il funzionamento della istituzione. Questo è quello che mi preme, credo che questo sia un atteggiamento corretto che coniughi una posizione politica con il rispetto dell'istituzione a cui noi dobbiamo attenere. Intanto si alza il tono della polemica per Rosy Bindi, Villari si deve dimettere o altrimenti deve essere espulso dal partito. Non sono d'accordo però i radicali, che pure sono alleati del Partito Democratico. Marco Pannella ha annunciato uno sciopero della fame affinché Villari non si dimetta e lo stallo della vigilanza RAI abbia finalmente una soluzione. Per il PDL, le minacce di espulsione dal Partito Democratico che Veltroni fa a Villari violano gravemente la Costituzione. Questo è il commento di Italo Bocchino. È interesse delle istituzioni che Villari resti presidente della Commissione della Vigilanza RAI. È interesse partitocratico di Veltroni che si dimetta. Tra la prima e la seconda opzione noi stiamo e staremo sempre dalla parte delle istituzioni. Ci saranno 80 miliardi di euro per affrontare la crisi e rilanciare l'economia italiana. Ad annunciarlo il premier Silvio Berlusconi. In concreto, allo studio del governo c'è la possibile riduzione degli acconti fiscali di fine anno, per i quali a novembre i lavoratori sono ora chiamati a versare il 97% dell'IRPEF e le imprese il 100% dell'IRES. A secondo delle risorse ci dovrebbe essere un taglio di 3-4 punti percentuali. Niente detassazione invece alle tredicesime, perché costa troppo. Tra gli altri sgravi potrebbe arrivare anche qualche alleggerimento dell'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive che viene pagata da imprenditori e imprese. La manovra del governo dovrebbe partire dal rilancio della domanda pubblica attraverso il finanziamento degli investimenti. Scettico sulle misure previste dal governo, il leader CGIL Guglielmo Epifani. Quegli 80 miliardi in realtà non sono nuovi, perché 50 erano fondi europei già stanziati, mentre altri 10 erano fondi per le infrastrutture anch'essi già stanziati. La nostra più grande preoccupazione è di un intervento a sostegno della domanda dei consumi. E quindi, come diciamo da mesi, riteniamo molto urgente un abbassamento della pressione fiscale sul lavoro tramite un meccanismo di aumento delle detrazioni per tutte le famiglie dei lavoratori dipendenti, degli autonomi e dei pensionati. È un provvedimento che costa circa mezzo punto di PIL, che potrebbe essere anticipato nelle tredicesime del mese di dicembre, in modo da avere un effetto immediato sulla domanda di consumo. Anche per i centristi le proposte del governo sono insufficienti. Sentiamo Cesa. Le cifre non sono vere. 80 miliardi, come ripeto, sono equivalgono a 5 finanziarie, non sono cifre iperboliche che non corrispondono alla realtà, e quindi si fa sognare ancora gli italiani e non si danno risposte concrete, piccole risposte che invece andrebbero fatte immediatamente. Una proposta di legge per il riconoscimento giuridico dei requisiti minimi degli operatori dei beni culturali, archeologi, archivisti, bibliotecari e storici dell'arte. Questa è l'iniziativa dei deputati del Partito Democratico presentata oggi alla Camera dei Deputati dalle parlamentari Marianna Madia e Marilena Samperi, insieme alla docente universitaria Rita Borioni. Secondo i promotori della proposta, l'incertezza su chi possa esercitare queste professioni influisce sulla qualità degli interventi sui beni culturali.
Sentiamo. Una proposta, lei è la prima firmataria, per istituire i requisiti minimi per le professioni dei beni culturali. Perché e in che cosa consiste? Diciamo subito che non si tratta della richiesta di un'istituzione, di un albo né di ordini professionali, ma semplicemente del voler accertare chi oggi nel nostro paese deve valorizzare il grande patrimonio dei beni culturali.